La cosa che a me ha sempre incuriosito è la psiche delle persone e le trasformazioni che avvengono durante la vita di una persona. Allora, quando si ha una certa età, lei parlava dei 15 anni che si era spensierati, benché c'era la guerra lì alle porte, lei non l'ha vissuto come un qualcosa, non l'ha sentita, insomma. L'esperienza poi invecchiando, lei adesso per esempio anche la definizione anziano o vecchio, lei si sente cambiato, trasformato anche in alcune cose radicali nella visione, nella filosofia della vita, qualcuno si chiede ma perché si vive poi, adesso che lei ha un'esperienza, un bagagliaio di esperienze, anche di cose da dire, da insegnare, in parte le racconta in un libro che anche se ha 400 pagine, non può raccontare la vita vissuta di una persona, però lì comunque ci si immerge in uno spaccato di Portogruaro che racconta un'altra realtà. Non è che quando si giunge a aver capito forse anche il senso, le stupidate che fa l'uomo nella sua vita, giunge il momento che boh, la vita mia è finita. E la fregatura è lì, adesso che uno può usare il proprio bagaglio di esperienze, la vita in pratica ti dice, ti presenta il conto, tu hai vissuto, basta. Sì, vabbè, ma Non so se mi sono no, spiegato. si è spiegato benissimo. Guarda, io dico una cosa sola, io direi che uno non invecchia mai, oppure invecchia. Se parliamo di un fatto temporale, logico che invecchiamo. Mi ricordo quando avevo 75 anni, dicevo, beh, se raggiungo la metà di 80 anni mi andrebbe bene, perché avrei fatto la mia vita, l'avrei conclusa giustamente. Poi adesso però mi mando avanti sui 90 perché giustamente se posso concludere i 90 in attività mi piacerebbe, no? Però le dirò un'altra cosa, qualcuno mi dice, ma tu sei vecchio, te lo dico anch'io, io sono vecchio, cioè a 85 anni non sei ragazzini, no? Sono vecchio. E mi dice, beh, tu sei saggio, guarda, se tu mi dai 20 anni in meno, preferisco avere meno saggezza ed essere più giovane. Perché? Perché vedo che la vita avrebbe delle possibilità enormi e in cui forse l'uomo non sa sfruttare. Quali possibilità? Quello della frase stupida, vogliamoci bene, quella la lasciamo perdere. Perché non ci vogliamo bene. Ognuno pensa per sé prima, poi per gli altri. Dopo c'è l'eroe, l'eroe c'è chi pensa solo per gli altri, quelli sono eroi veri, gli altri non sono eroi. E quindi hai la capacità, la possibilità, avendo tempo davanti, naturalmente la testa a posto e le gambe che ancora vogliono farti camminare, e puoi andare con gli amici, puoi vederti con questo e quello, puoi goderti i nipoti che quando li vedi, vedi un'altra vita, vedi la tua vita. Ecco, allora per questo vorrei vivere ancora, ma io sono tranquillo perché so la mia vita l'ho già fatta, sono e sono contento di aver, e sono contento oggi, sarò contento domani, sono contento della vita che ho fatto. E le dico una cosa, per esempio, il fatto che io abbia fatto la guerra, qualcuno direbbe, perché praticamente eravamo ostaggi dei tedeschi sostanzialmente, c'è poco da fare, non si sapeva dove andare, quindi si diceva sempre la guerra finirà, comunque questo nel libro c'è scritto tutto, no? Sostanzialmente io non escludo, se mi dice ma tu se nasci un'altra volta torneresti a fare quello, tornerei a farlo perché era il mio modo di fare. Io ho cercato di fare il meglio possibile per me e per gli altri, per gli amici, per i Nel miei. libro, parte gli anni 30, 40, lei racconta almeno anche quegli anni là, e arriva fino ai giorni nostri o ha un tempo, uno spazio No, temporale preciso? arrivo fino a 20 anni. Arrivo fino ai 25 anni, quando la guerra è stata, il fatto di fine della guerra in Italia è stato messo la data del 25 aprile, no? Del 45. No, la mia vita arriva fino a 20 anni, sto. Per quello che era interessante della mia vita, non è tanto il dopo, o perché ho dipinto, facevo il pittore, o perché ho fatto, non so, avevo in mano un lavoro non da dirigente, ma insomma da uno che aveva responsabilità. Insomma, lei Tutto si esprimeva più con la pittura, il suo hobby, che se vogliamo chiamarlo hobby, ma che forse è un qualcosa di più perché è una passione vera e propria. sì.
le dava il modo di esternare un qualcosa di queste emozioni? Senz'altro, ben logico. Dirò che io dipingevo anche per mettere un po' il cervello in stasi, in ferma, di non pensare. Quali erano i suoi soggetti preferiti? Cosa dipinge? Perché qua vedo parecchi volti, però qua vedo solo volti su questa parete qua. Lei si è, diciamo, specializzato in qualcosa o ha fatto un po' di tutto? Non mi sono mai specializzato, non volevo. Io cerco... No, nel senso come soggetto, si è fissato su un soggetto che può essere... No, io ho cominciato col paesaggio come tutti, perché da noi non c'era niente, quindi la prima cosa che uno fa quando dipinge, cerca di fare quel che vede, no? Quindi in sostanza il paesaggio. Questi che sono sulla parete, sono tutta roba sua? Sì, tutta roba mia, qua ci sono diversi tempi. Qui ho fatto incisione, ho fatto pittura d'olio, ho fatto paesaggio, figura. Beh, lei ha fatto anche una figlia che ha ereditato la sua vena artistica, diciamo, no? Sì, Tiziana Pauletto, giusto per nominarla, che mi sembra quella fotografia là. Sì, è questa fotografia qua. Sì, la Tiziana, sì. Che facciamo solo un excursus, che non vuole essere ripresa, ma è qua presente. Eccola qua. Così, colpita. Colpita. No, tornando comunque... Ti faccio un inciso. Sì, prego. Quando papà ha dipinto la casa, ha messo al lavoro i due generi per rimettere su un certo numero di quadri. E quindi due generi vuol dire che ha due figli. Sì. E questa è mia sorella Silvia. Questa è la stanza, diciamo, dei volti, però se tu ti sposti e giri per la casa, hai tutti i monotipi lungo le scale. Sì, beh, non ci sono solo volti qua, c'è anche qualcosa. I volti li vedo tutti colorati, perciò il colore è stato usato parecchio, insomma. Ho studiato il colore, io mi interessava studiare più che fare la pittura in sé, no? Sono sempre stato un curioso. Quando facevo teatro, non è che il teatro era fine a se stesso, nel senso che recitavo con altri amici, studiavo teatro. Quando abbiamo fatto il Cineforum, io e due o tre ragazzi abbiamo piantato il Cineforum a Porto Roaro, mi sono interessato di cinema, sono andato a corsi di cinema. Cioè, io se dovessi fare, ecco, il fotografo, come in questo caso lei, non fotografa, ma... Se dovessi fare il fotografo, studio la fotografia. Cioè, questo è il concetto. E io mi sono divertito, diciamo a modo mio, molto di più penso di coloro che si sono fermati a fare solo una cosa. Perché io la vita, per esempio l'arte, per me non è indispensabile. L'arte può dare, può aiutare, può dare certe, capire certe sensibilità. Indubbiamente l'arte è una cosa bellissima, però non è la vita. La vita è ben diversa.